attivi di proprietà comunale che non sono stati dati in gestione, ma che non hanno nessuna convenzione, come mai, e dove il comune sostiene anche i costi, tra parentesi, come mai gli altri sono aperti e le altre società riescono a fare la loro attività e noi, i ragazzi del nuoto e della pallanuoto, invece non riescono a cominciare la loro attività? Certo, i tempi stanno diventando un po' lunghi e devo dire che se si va oltre c'è la seria possibilità che il nuoto e la pallanuoto a Crotone scompaiano, perché le società non saranno in grado di sostenere i campionati e quindi dovranno chiudere i battenti. E quindi vorrebbe dire che in questa città dello sport un amministratore che dice che viene dal nuoto farà chiudere le società sportive di nuoto. Se dobbiamo ringraziarlo, lo ringrazieremo.